Allora, di Nicola Boccia. Boccia perfetta, colpita al lato giusto. Sul quinto punto. Tira un'alzatina, colpendo la mezza. Ma la colpisce proprio piena. Forse mi sembra che la bocciata sia stata effettuata leggermente troppo piano, quindi perfetto. Intanto vediamo che Ciancotto è collegato e ci sta dicendo che il primo individuale, ecco, adesso è colpita, tocca il pallino di Nicola. Giuliano, gran bocciatore di volo. Infatti colpisce, va a fondo campo con la sua. Penso che Fasulo adesso sarà costretto a tirare il pallino. In questo caso io, Francesco, spero che gliela cambi sul posto, ma non perché faccio il tifo per la Virtus, ma perché, ecco, bravissimo. Sto contento per questa cosa. Il tiro prima l'ha fatto allenare, adesso vediamo. Bocciata pulita. Perfetta. Alessandro è costretto ad andare a punto con l'ultima. Vediamo. Boccia colpita. Proprio li vedo spenti i giocatori della Tritium. Pallino colpito, non arriva a fondo campo, punto di Alessandro. Ancora 2 punti in terra per la Virtus. Vediamo Giuliano adesso di volo. Colpisce benissimo la boccia, non rimpalla sul pallino, quindi punta a terra suo. Altra bocciata di volo perfetta. Ecco, bocciata effettuata di volo, migliore della propria formazione. Di Nicola continua a colpire di Se ne è volo sentito. dal direttore di gara ed entra Ceresoli. Allora, bocciata di Nicola riuscita, infatti Giuliano lo vede. Boccia colpita un po' troppo in preoccupa Un'infinenza. tanto, vabbè. Allora, di Nicola Boccia. Stavo dicendo che il suo gioco è un po' più difensivo dei soliti giocatori di A1. Certo, c'ha una corazzata come qualcuno ha detto prima. Allora, prova a fare partita. Giuliano. E intanto finisce la terna. 8-2 per la Virtus. E se Giuliano colpisce questa boccia, cosa che effettivamente fa. 4 e 4-8 mi sembra di vedere. Vediamo se la. Sì, 4 punti. Quindi il parziale è 4-0 come set per la Virtus L'Aquila.